Intervista a Marco Bersani sul Trattato Transatlantico sul commercio e gli investimenti. Cominciamo questa intervista col dire che il movimento che si oppone al TTIP, di cui Marco Bersani è un autorevole esponente, è sostanzialmente, o almeno appare essere, un'associazione di fatto, un grande movimento spontaneo di base. È d'accordo con questa definizione? Sì, è una campagna, diciamo, che è nata da diverse reti, associazioni che si sono messe insieme sostanzialmente per uno scopo, che è quello di fermare l'approvazione del trattato TTIP. E oltre all'insieme di associazioni, che sono diverse decine, che si sono messe insieme, sono raccolti anche comitati spontanei, cittadini singoli, per cui sì, è una sorta di movimento dal basso che non ha una sua veste legale, però una sua autorevolezza ovviamente nel proporre un percorso diverso rispetto al TTIP. Quindi questa è un'istanza che viene direttamente da una base, ma quali sarebbero i soggetti istituzionali che hanno avviato nel concreto il TTIP? Chi ha dato il via al negoziato, diciamo dal punto di vista ufficiale, sono il Ministero della Camera del Commercio degli Stati Uniti e la Commissione Europea. Beh, sembrerebbe che in tutta questa dinamica la comunità scientifica italiana sia, come dire, un poco assente. È un'impressione o è così? Diciamo in generale il mondo dell'intellettualità da tempo in questo paese non ha più il ruolo che aveva in passato, e quindi è un mondo, diciamo, complicato da coinvolgere, non tanto perché non sarebbe d'accordo, ma perché fa fatica a esporsi in quanto tale. Per cui noi abbiamo docenti universitari che collaborano con noi, eccetera, però per esempio una presa di posizione del mondo scientifico non c'è ancora. Voi avete sollecitato la sua presenza, immagino. Noi stiamo lavorando perché avvenga prima o poi. Anche gli agricoltori non sembrano molto rappresentati, non sembrano molto presenti a queste assemblee. Come mai? Io non sarei tanto d'accordo sul fatto che mancano a queste riunioni, sia per consuetudini differenti, sia perché un agricoltore sta in campagna quotidianamente. In realtà tutte le iniziative territoriali fatte in questi due anni hanno visto forti presenze localmente degli agricoltori. Mancano ancora come presa di posizione delle associazioni degli agricoltori, però dentro i comitati territoriali il mondo contadino c'è. Ma che cosa spera Marco Bersani per il futuro? Noi speriamo che il mondo, tra virgolette, del piccolo, che però è piccolo ma è diffuso e reticolare, scenda direttamente in campo compiutamente, non solo con esperienze che, per quanto significative, sono ancora frammentate fra di loro a macchia di leopardo, ma che ci sia una presa di posizione grossa. In questo favorita anche dai circuiti che si sono creati tra produzione e consumo, per esempio i gruppi di acquisto solidale, quindi tutti i percorsi che mettono insieme chi consuma il cibo con chi lo produce. Ringraziamo Marco Bersani per averci rilasciato queste interviste e gli auguriamo buon lavoro. L'intervista è stata realizzata nell'ambito delle attività informative dell'Unità Operative Editoria Biblioteca, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.